Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Togliamo il disclaimer, l'abbiamo fatto girare, l'abbiamo visto tutti, perfetto. Allora, io direi di partire subito dal constatare il momento giusto nel fare trading o no. Abbiamo già diverse, chiamiamole tra virgolette, lezioni, appuntamenti, comunque di apprendimento didattico, ok? Abbiamo già parlato tante volte di questa tematica, però è difficile anche a livello di questo è una parte molto difficile del trading che sicuramente adesso mi date ragione, ma una cosa chiara che è davanti, palese, davanti agli occhi di tutti, è che io posso dire che oggi è una giornata un po' non tanto dove bisogna stare attenti, bisogna prima scaldare le ruote perché non c'è tanto appretto con l'asfalto, cioè il percorso è scivoloso. Si potrebbe incappare in uno sbaglio di entrata proprio perché si è un attimino un po' troppo, forse anche ansiosi di fare il trade che ci porta a, per esempio, toccare un livello di pivot, un livello di Fibonacci, o perché guardandolo dall'aspetto ciclico abbiamo la possibilità di vedere che un ciclo è rialzista o ribassista e ci induce a voler entrare adesso perché magari possiamo guadagnare di più. Questo potrei dirlo io dal mio punto di vista. Dalla prospettiva che io ho di guardare i grafici, ok? Però magari in uno di voi dice: ma calma, io qui talmente palese questa entrata qui, io farei subito questo long. Per esempio, te, Raffaele, che mi hai scritto prima, farei questo long di Audio USD. Mi pare che era Audio USD, ok? Quindi in questa situazione qui, fammi vedere, USD, Audio USD, sì, ok, Audio USD. Se in questo caso qui proprio prendiamo il grafico Audio SD, così rendo anche l'idea di quello che voglio dire. Se noi andiamo a vedere, tu mi hai chiesto H1, io ti ho detto ok, H1 è un po' strano perché lo short ci sarebbe, come del resto ci sarebbe anche lo short GBP USD che io ho fatto, non ho chiuso, sebbene era andato subito in positivo, non l'ho chiuso perché mi aspetto il pivot e anche perché la candela delle 9 è partita subito a rialzo. Vedete qui la candela delle 9 è partita qui senza dare la possibilità, dov'era? Senza dare la possibilità di fare neanche una situazione di spike. Quindi la candela è questa qui, dov'è? Qui. Quindi non ha fatto neanche l'effetto spike, è andato subito su. Infatti, vediamo su H1 che la candela H1 non ha la spike, l'affarino sotto, la cosiddetta valvola che mi ha fatto un palloncino. Quindi ho deciso di lasciarla perché le aperture delle borse 9, 10 sono sempre un po' movimentate, quindi potrebbe andare a fare un nuovo massimo, poi ricadere, ricrollare, comunque cercare la direzione ribassista di chiusura ciclo. Quindi un'operazione l'ho fatta, ho fatto GBP USD, che ho preferito dall'Audio USD. L'Audio USD è un po' vincolato da questo è anche una questione, spero di non ingarbugliare il discorso, perché sono partito dall'idea di dove non fare il trading all'inizio per non capire la giornata e inquadrarla, e nel fare trading attivo con una coppia che posso prescegliere da una o dall'altra, dico ok, preferisco questa coppia perché è dinamica in questa maniera, ha una dinamica, dal punto di vista dinamico diverso, ha dei criteri diversi di movimenti. Se noi prendiamo l'Audi USD, che abbiamo come nominatore AUD, quindi dollaro australiano, avrò un movimento che è correlato, per esempio, all'euro AUD molto. Quindi l'euro AUD, nominatore euro. Ma se io voglio che l'Audi USD scenda, quindi il dollaro australiano perda forza, dovrei avere un euro AUD forte, perché l'euro è più forte, quindi scende il dollaro australiano, quindi dollaro australiano contro dollaro scende.
Controsenso perché se scende l'euro AUD, scende anche il cosiddetto euro. Se l'euro deve scendere contro il dollaro, quindi euro discende, sterlina dollaro scende, che cosa deve fare l'AUD/USD? Anche scendere, giusto? Quindi ho un po' questa antipatia tra euro AUD e AUD/USD che sono sì compatibili, ma non li posso tradare ciclicamente nella direzione. Quindi per scegliere una coppia dall'altra, io sono andato su sterlina dollaro e quindi non vado a fare AUD/USD, per esempio. Poi, però, passiamo dalla parte tecnica, visiva, immaginaria. Cioè, cosa faccio? Io vado a vedere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ciclico, che poi è la stessa cosa perché l'analisi tecnica abbiamo già detto più volte che è la stessa cosa, sono un metodo di lettura diverso, ma se io ho una trend line ribassista, rialzista, un supporto e resistenza, vado a calcolare che il supporto e resistenza siano adeguati all'andamento ciclico. Quindi alla fine è tutto quanto la stessa cosa dal punto di vista di lettura, però chiaro, sono due metodi con una struttura diversa, uno è numerico, l'altro è geometrico praticamente. Quindi l'effetto dei cicli è tra la sequenza numerica e la frattalità di tempo, ok? Chiamiamo questi due aspetti che differenziano da una parte l'analisi tecnica e l'analisi ciclica, perché l'effetto tempo nell'analisi ciclica può essere, cioè nell'effetto tempo nell'analisi tecnica può essere anche adeguato ad un livello, per esempio, di resistenza supporto. Quindi quando io ho un ciclo in espansione, per rendervi l'idea, vi faccio anche questo. Oggi sono partito in quarta. Se io vado a vedere un aspetto ciclico, tipo, vediamo se riesco a farvi un'idea veramente chiara. Allora, facciamo il grafico. No, devo fare più basso, perché se no non mi sta. Facciamo questo grafico così. Ok? No, che se no non mi dà l'idea. Facciamo così. Noi deriviamo da questi punti qui. Ok? Quindi io ho praticamente una trend line. Adesso permettetemi che non sono arrivato preciso, preciso qui a toccare questo massimo. Fate finta che sia toccato. Ok? Quindi io ho praticamente una trend line di resistenza che è questa. Così è molto importante, secondo me, questo aspetto qui di abbinare l'analisi tecnica all'analisi ciclica guardando la frattalità temporale dei cicli e l'effetto tecnico della dinamicità dell'analisi tecnica. Ok? Quindi ha tutto un buon aspetto quando riesci a infiltrare queste due cose, farle lavorare assieme, hai aumenti che il 50% di possibilità dell'analisi tecnica. Aumenti automaticamente di molto di più perché se due analisi che sono praticamente diverse nella sua costruzione numerica frattale e livello tecnico geometrico, abbiamo due fattori diversi che se coincidono diventano un buon punto di inizio dove poter operare nei mercati. Allora, lasciamo stare il punto dove noi siamo, noi sappiamo però che questo qui lo disegno proprio a modello un modello minimo di Gauss. Questo qui è il minimo di Gauss. Fate conto che la linea verde è un grafico. Okay? Questo è il minimo di Gauss. Allora io so praticamente che se questo è il minimo di Gauss, questo qui è la fine di un ciclo 4. Quindi uguale cosa sia, come si è mosso il grafico, facciamo così. Questo è un ciclo 4. Guardate che io non è che mi invento le cose, ormai è anni che faccio questo lavoro, quindi non me le invento le cose e sono contento che, meno male, non tutti, ma molti stanno prendendo una buona strada. Tanti ancora fanno degli errori, ma è normale, il trader farà sempre degli errori. L'importante è riconoscere che il metodo non fallisce se lo usi così. Fallisce quando, nel momento in cui hai fatto il tuo trade, esce una macro notizia, una geopolitica, che ne so io, e il mercato prende una direzione che non è consona. Questi sono gli effetti di anomalie. Le anomalie, o meglio, le chiamiamo aritmie perché non fanno parte della lettura, non sono coinvolte, però ci sono dei fattori esterni che producono questo movimento, ahimè,
Se è questa cosa, proprio per questo non è che io posso su un conto da 1000 euro entrare con due lotti e avere la sicurezza, perché l'incognita è che devo avere una size talmente tranquilla da poter poi con un recupero o addirittura decidere di dire: sai cosa, oggi mi è andata bene, come poi ieri chi mi segue nella chat ha visto che praticamente ho liberato quasi tutto il conto. Potevo anche mettermi flat ieri sera, ma non l'ho fatto. Guardando le analisi non lo faccio. Quando succede una cosa del genere, io sono un trader profittevole perché ormai l'ho confermato, cioè non è un dato di fatto, però anche io ogni tanto mi scappa, per esempio la sterlina dollaro è fuori di 200 pips un'operazione. Il CAD yen, ieri se notate il CAD yen io ho chiuso un'operazione, sebbene ce n'ho un'altra, perché preferisco fare cassa e avere il margine alto per poter operare il giorno dopo. Ok, chiusa la gestione, il money management è una cosa assurda. Perché io potrei fare delle lezioni in base al money management o come gestire l'operatività, ma alla fine non ha senso perché ognuno ha il suo barattolo da dove il barattolo di marmellata. Io prendo un cucchiaio che ne è metà, c'è chi invece prende il cucchiaio della pasta e si fa due cucchiai di marmellata. Il vaso tuo finisce prima del mio. Quindi la gestione è veramente in base anche a quanto grande è il mio vaso di marmellata. Quindi è impossibile fare dei webinar basandosi su una statistica generica del money management, però questa è una tematica che non vado adesso a toccare perché poi mi dico: ma è impossibile, tanti fanno il webinar sui money management e tutto il resto. È una grande, credetemi, e poi lo sapete anche voi, è una grande perdita di tempo perché ognuno dentro di noi sappiamo com'è il mio portafoglio, se mi posso permettere, se non mi posso permettere. Ok, però andiamo avanti. Poi money management, rischio rendimento, questa è tutta un'altra tematica. Andiamo avanti con la nostra. Come abbiamo iniziato per capire quando un'analisi tecnica abbinata all'analisi ciclica, che è un fattore numerico temporale, contro la geometria tecnica, ok? Due cose diverse. Uno, io so che questo è il ciclo 1, ok? Cosa potrei calcolare? Lo sto facendo per te questo, Raffaele, perché nel momento in cui mi hai mandato l'idea, cioè chiesto il mio parere in base a un trade, io ti do la risposta che, tra virgolette, è un consiglio se fare o non fare, la probabilità di avere ragione o avere torto. Quindi questo esempio qui ti servirà al futuro perché è fresco fresco, no? È fresco fresco, come se io fossi quello che ti deve consigliare cosa mangiare se c'è un pesce che puzza o il pesce fresco. Questo è un pesce che puzza perché non è tanto chiaro. Noi siamo qui, adesso non ho guardato i grafici, ma mi ricordo che più o meno siamo nel ciclo 1, ciclo 2, come in distribuzione, come in partenza. Siamo qui, abbiamo questa trend line. Questo impatto che noi avremo a questa zona qui, con la trend line, devo calcolare se questa trend line, che poi diventa linea di regressione, molto importante perché la linea di regressione mi dice che quanto tempo sono stato sopra, più o meno starò sopra altrettanto. Se questo non fosse il ciclo 1, ma fosse un ciclo ribassista, un 3 o un 4, questa trend line la calcolerei come a prima vista. Poi logicamente ci sono altri fattori che mi danno le nozioni per capire se è così o no. Questa situazione qui è una situazione ribassista. Nel contesto di analisi tecnica è una trend line di resistenza, resiste il prezzo a questa linea e scende. Nel contesto di analisi ciclica, io magari sono qui, arriva in questa zona qui o non ci arriva nemmeno, scende un attimino, mi deve partire un ciclo 2. È chiaro che il ciclo 2 mi andrà a fare un nuovo massimo, quindi non funziona più e sarà la linea di regressione che dà via alla parte rialzista, che non è sbagliato tenerla. Perché poi ti serve lo stesso questa trend line per il ritorno alla parte ribassista. Attenzione, apriamoci un attimino gli occhi. Che cos'è questa trend line oltre ad essere una linea dinamica di analisi tecnica che mi forma una linea retta, anche se è obliqua, ma è comunque retta nel suo movimento? Che cosa mi serve questa trend line? Che cos'è oltre a essere analisi tecnica geometrica? Incomincia a diventare un effetto di lettura, una punteggiatura di lettura. Torniamo indietro di un passo. Adesso abbiamo fatto in questo schema qui, abbiamo dentro 1, analisi tecnica. Scrivo
Vabbè, si va un'intera, perché sennò poi viene fuori una parolaccia. Dai, che ci sta un po' di scherzare. Analisi tecnica. Mettiamo una K che è molto più bella. Analisi tecnica. Ok? Tecnica. Va bene, abbiamo questo. Poi all'interno abbiamo anche l'analisi. Faccio due frecettine. Ciclica. Cosa manca ancora? Cosa manca ancora all'interno di questa analisi qui? Cosa contengono le due analisi tra l'analisi tecnica e l'analisi ciclica? Io non mi espongo sempre nel vantarmi, non mi piace questa cosa qui, però quello che io trasmetto anche in questa video lezione, come la volete chiamare, ha un contenuto come se avessi preso 100 pagine di un libro, di cui magari soltanto una decina di pagine sono interessanti, e hai fatto una spremuta, ok? Perché nel spiegare 10 pagine hai bisogno di farne 100 per spiegare tutto il raggirarsi attorno a questo all'evento. Che cosa sto facendo? Analisi tecnica, analisi ciclica, cosa mi manca? Qual è l'aspetto che mi manca? Per avere tutto intero, dai Raffaele, cosa gli manca? Cosa facciamo noi oltre? Diciamo che all'insaputa di quello che io sto raccontando adesso, negli ultimi anni era già dentro di me, perché noi abbiamo l'effetto impulsività che deriva da che altro manca? L'effetto impulsività che ti porta a ragionare non più con la tua testa, ma con quello che hai dentro. Quindi il subinconscio ogni tanto fa capolino e ti dice le cose. Cos'è il subinconscio? Il subinconscio è che tu, quando sali in una macchina, non è che entri e metti la terza e parti, sai benissimo, perché hai fatto la scuola guida, perché hai imparato a guidare, penso io, che la macchina ha le marce e comincia con la prima, ok? Quindi qualsiasi tipo di macchina, bene o male, la sappiamo guidare tutti. È come andare in bicicletta, come ho fatto l'esempio l'altro giorno. Se una volta imparato ad andare in bicicletta, e anche se non la guidi, non vai in bicicletta per 30 anni, prendi la bicicletta, bene o male, non è che devi imparare come i bambini, metterti le ruotine, l'equilibrio, no, perché il tuo subconscio ti riporta a quell'effetto. La stessa cosa è nella nostra impegno di vita, impegno anche logico di operare, che la tua testa ha degli impulsi che ha già visto. Quindi sei già preparato. Tutte le cose si ripetono. L'analisi tecnica e l'analisi ciclica hanno dentro di sé un effetto. Quindi ritorniamo a quello che io anni fa già vedevo, senza avere adesso la possibilità anche di spiegarlo. Mi sono fatto fare degli indicatori ciclici. Poi ho fatto classificare altri tipi di indicatori come indicatori statistici. Quindi l'effetto nel trading abbiamo l'effetto statistica. Okay? Per esempio, un effetto statistico è il pivot viene preso 80, 75, 80, 85 volte all'anno, dipende, cioè, diciamo una via di mezzo, l'80% delle volte, l'80% annuo, il livello del pivot viene toccato. Okay? Quindi un pivot mediano viene toccato. Quindi questo già lo so ed è per me statistica. Ok? Torniamo a noi siamo qui, questa trend line qui a livello statistico, ok? Cos'è che ci dà? Poi bellissima la statistica che c'è stata sulla sterlina dollaro, per esempio. Cosa ci dà? Che cos'è? Questa trend line, che cos'è poi alla fine? Nessuno? Allora, adesso è presa veramente alla lontananza questa mia dichiarazione, però nel contesto ci sta andare ad abbinare ai cicli l'effetto del nucleo, che è una croce. Il nucleo è una ruota, ok? Adesso non c'è un'altra pagina, è una ruota a cui il prezzo viene attribuito un movimento, no, questo no, un movimento rotatorio. Quindi se io ho una trend line così, è una trend line così, so benissimo che il punto centrale è il perno, quindi l'asse, e questo è il livello del nucleo da cui il prezzo
ha girato intorno a questo, per farvi un esempio di Fibonacci, così. Ok? Quindi quando sono nella parte sinistra ho i long, nella parte destra ho gli short, solo se vai sotto la trend line del nucleo. Trend line del nucleo, questa. Questo non è esattamente com'è, però è anche a un livello da calcolare. Quindi quando io ho un movimento che consono con la dicitura della lettura, che questo era il ciclo 2, e ho la fine del ciclo 4, da qui in poi non posso fare il trade perché sono nell'idea che comunque potrebbe ripartire il rialzo e poi rimango con un'operazione short di un livello tecnico. Quindi non la faccio analisi tecnica, analisi ciclica, analisi statistica. La statistica rapportata ai cicli qual è? Perché l'analisi tecnica ha un lavoro, il lavoro dell'analisi tecnica è dichiarare gli effetti. L'evoluzione del grafico dal punto di vista di effetto, addirittura possiamo paragonarlo al clima climatico. Quando arrivi qui piove, quando arrivi qui piove, quando arrivi qui piove, giusto? Poi arrivi nel momento che qui sì, qui sì, qui siamo però in una salita, qui non piove più. Parte a rialzo, quindi questa cosa qui mi fa pensare il questo trade non lo faccio perché mi puzza un po' di brutto tempo, ok? Quindi l'effetto statistico nei cicli non è altro che la lettura del tempo. Quindi io vado a farmi una statistica che un ciclo dura 35-40 candele in base al movimento che abbiamo, torniamo di nuovo che lo schema trading ci aiuta anche in questo. Perché lo schema trading, oltre a essere una cosa che io comunque vedevo dal punto di visivo, a questo punto lo vedo anche dal punto di vista, oltre a essere visivo, mettendoci questi rettangoli che abbiamo chiamato schema trading. Quindi assolutamente davanti agli occhi, palese che quando finisce il rettangolo, probabilmente o siamo nella parte rialzista, dipende da che punto sono con la mia analisi, potrei farmi uno short dai massimi o un long dai minimi o un breakout sulla parte via di mezzo perché continuo ad avere una situazione rialzista. Ok, bene, quindi torniamo un attimino indietro con questo, vediamo dove siamo. Se per esempio io sono qui, vediamo dove mi porta. Non voglio cancellare. Ah, non cancella più, ci è rimasta di questa analisi, perché sennò torniamo al punto della parolaccia. Quando io sono qui e ho un ritracciamento, che ho la chiusura del ciclo 1, per questo il breakout di una trend line e il breakout del massimo diventa una situazione long ciclica. È proprio il cioccolatino, quello che te lo mangi tutto, perché è la cosa più bella che esiste, il long dal ciclo 2. Si potrebbe fare solo questo e essere dei trader profittevoli. La statistica dei cicli abbiamo detto che è data dal tempo. La statistica dell'analisi tecnica è data dai tocchi geometrici nei punti chiave, nei livelli chiave. Ok? Quindi abbiamo anche questo. Cos'è che ancora io devo andare a vedere in questo? Analisi tecnica, analisi ciclica, analisi statistica, che è una cosa che non posso andare a ricavare con una struttura di lettura tipo punteggiatura numerica ciclica o. Quindi l'analisi statistica è un dato di fatto che io devo ricavarlo, ok? Bene, cosa manca ancora? Oltre all'analisi tecnica, analisi ciclica, cosa che deve essere tutto compatibile? Dai, cos'è che manca? C'è ancora un fattore molto importante, perché adesso mi è anche. Ho avuto un blackout, mi è appena sparito. Analisi tecnica, analisi ciclica, analisi statistica e cosa manca? Un altro fattore. Quali sono i fattori ancora di lettura? Nessuno? No, le distribuzioni fanno parte dell'andamento ciclico. Quindi la distribuzione è anche un fattore frattale, ok? Quindi anche statistica, oppure distribuzione e movimento in sintonia con i cicli, quindi è ciclico. Che cos'è ancora? Cosa mi manca? Ci siete vicini? Immaginate, cos'è
questo short qui. Se questo short qui avviene con un movimento così, questa è una candela. Che cos'è questa? Che candela è questa qui? Ci sono due fattori ancora. Cos'è questa candela qui? Un hammer, un martello, giusto? Quindi è anche analisi ciclica, analisi tecnica. Ah, che cos'è? La lettura delle candele, quindi cosa c'è? L'analisi tecnica, l'analisi ciclica, la lettura delle candele, quindi la lettura delle candele giapponesi, poi price action, l'azione del prezzo, perché se io ho un movimento di una spike prolungata, adesso la mettiamo addirittura più lunga ancora, prolungata, non vado oltre, e ho un corpo di una candela così, ho un martello ribassista, quindi ho un prezzo, azione prezzo, una price action. Se io ho un martello di un livello di una trend line, automaticamente qui si va short. La cosa che io ho fatto ieri sulla sterlina dollaro mentre scendeva, per esempio. Adesso non mi ricordo se la sterlina dollaro dove andare calmo dare delle chiarificazioni, dare una chiarezza di quello che ho fatto ieri, se non me lo ricordo. Cioè, se volevo sul prezzo. Poi io vado time frame corti, 5 minuti, minuto, e poi mi imbastisco un'analisi. Quando sono entrato, guardo anche altri time frame e cerco di adeguare la mia analisi con quello che sta succedendo nel grafico. Quindi abbiamo analisi tecnica, analisi ciclica, price action, statistica sottotesa, ok? Abbiamo tutto l'insieme. Quindi questa cosa qui, per esempio, è un'aggiunta. Se tu hai una candela hammer, cioè un martello, puoi andare a vedere se in analisi ciclica o analisi tecnica ti fa capire che questo martello qui è un martello da seguire ribassista o no. Esempio di ieri sulla sterlina dollaro, questo mi pare che era proprio sterlina dollaro, di un martello, vedete che questa cosa che sta facendo adesso è la candela delle 10, quindi tra un pochettino possiamo anche andare a vedere l'effetto di due candele gemelle che sarebbero gli ops di William quando incomincia a rimandarsi tutto il corpo, ma andiamo a vedere. Sulla candela di ieri, penso H1, era ieri o l'altro ieri, adesso dobbiamo vedere, per esempio, questo qui è un martello ribassista, però andiamo a vedere dopo, vedete che questo martello qui non ha avuto l'effetto, addirittura il contrario. Se noi andiamo a vedere però su una candela tipo questa qui, ecco, adesso non mi ricordo se era ieri o l'altro ieri, quindi guardiamo questa, che va bene come esempio, ma è un'altra coppia. Questa candela ribassista qui, per esempio, ha fatto una spike di martello rialzista, ma non era consona perché siamo nel ciclo 4, quindi questo long non lo faccio, perché è una fake, è una candela Pinocchio, Pinocchio dice le bugie, quindi questa candela è una candela Pinocchio. Mi ha detto le bugie che io dovevo andare long, ma in un contesto ciclo di ciclo 4, addirittura me la rimangio, vado short. Ok? Quindi devo stare anche attento a queste cose qui. Per filtrare, vedete, adesso sta rompendo questo, quindi praticamente dal pivot vediamo come comportarci. Ha fatto una candela lunghissima dal punto di vista di candele di apertura, sono 43 pips, non è poco. Andiamoci calmi, la lasciamo stare. La tranquillità che ti dà dopo un grafico o un movimento quando sei entrato a mercato, ma sei andato calmo con le mani, con il punta di piedi, che puoi sempre continuare a fare del trading. Per esempio, guardando sul minuto, abbiamo l'effetto statistico, guardate. Doppio long da qui, quindi anche qui devo capire se questo long qui, per esempio vado alla lettura dei cicli, siamo probabilmente ancora in un ciclo 1, è finito, questo potrebbe essere il ciclo 2, è una spike, questo è un gratta e vince. Vado short pensando che se il prezzo mi reagisce da qui, questa operazione qui me la faccio, attimo solo che devo fare anche qui, me la faccio tranquilla perché non ha niente a che vedere con un movimento che mi interessa adesso per andare a recuperare.
L'operazione che mi è scappata prima è a 20 pips di distanza o 30 pips di distanza, quindi sto cercando dai massimi di andare short, ma con un'operazione gratta e vinci. Quindi lo short che io ho fatto adesso qui, devo stare attento perché se mi arriva qui nei massimi lo devo chiudere con una perdita di 5 pips. Quindi ho già favorizzato la possibilità di potermi di non aumentare, andare in overfitting, ma poter magari usufruire di una piccola discesa e di portare a casa qualcosina e fare cassa. Se questa posizione qui, come quella di ieri, poi nel gratta e vinci che abbiamo fatto, diventa una mega operazione, ho avuto l'intuito di entrare in una zona di pullback, questa è la zona di pullback, guardando anche l'analisi tecnica, quindi due candele sull'orario, quindi anche l'orario è molto importante. Sulla candela H1 abbiamo avuto una candela che non ha fatto spike, tornata su, mi fa l'effetto gemella, questa, questa per esempio, ok? Oppure questa e questa che viene dopo, ma essendo questa molto lunga, è stata poi successivamente seguita da altre due candele rialzista. Quindi tutte le candele che vedete gemelle sono a coppietta, quindi questa qui potrebbe essere poi il risultato rialzista, perché questo diventiamo una candela che lunga con candele all'interno è una congestione, ok? Quindi anche questo bisogna saperne tante per diventare veramente bravi nel trading, perché ci sono tanti fattori che magari poi ti fanno intendere una cosa, ma non sono così. Quindi lo short fatto adesso, addio, aiuto, scusatemi. Lo short fatto adesso è adesso da molto. Scusatemi, da monitorare nel suo aspetto di evoluzione. Adesso siamo in un ciclo, in una distribuzione in partenza, quindi in questa zona qui, o addirittura in questa, quindi potrei avere questo come minimo di Gauss, che io non lo segno perché logicamente mi segno il minimo assoluto, quindi questo potrebbe essere una Y, questo è il ciclo 1. Quindi se mi ritorna qui in alto e mi spacca e rialzo, sono costretto a chiuderti lo short, perché probabilmente andrei a farmi un nuovo massimo. Questo di poi, tra 1 o 2 ore, ho ragione perché il prezzo crolla, col senno di poi non ho ragione perché il prezzo continua a salire. Prendiamo l'esempio ieri, quando io ho tirato i remi in barca, ho chiuso tutto, mi guardo per un motivo che ho guardato l'effetto che sta avendo sui conti robot, che assolutamente tanti di voi ormai hanno capito, sta macinando, anche se sta posizione aperta non me ne frega, continua a macinare in tutti i conti. Quindi ogni tanto guardo, ho guardato io e ho detto: guarda, guarda te, porca vacca, ho detto per fortuna che ho chiuso, sterlina dollaro che sale, euro dollaro che sale, io avevo tutto sorte, ho chiuso, ho fatto cassa. Cavolo, ho fatto cassa portando a casa, ma sei uscito nel momento più preciso che esiste, KDN uscito, sterlina dollaro sono uscito, cioè ho pulito il conto ieri, mi rimanevano due operazioni che continuo a condividere la statistica e il riassunto delle mie operazioni, quindi uno non può adesso come all'inizio dire: ah, ma quell'operazione lì non l'hai più condivisa, che cosa hai fatto? Sto cercando di mantenere una linea di condividere, anche se normalmente me ne dovrei fregare, perché io apro un'operazione, magari sono tranquillo, faccio un'operazione a due lotti, pulisco il conto, ok? L'operazione pulizia. Però questa non la posso condividere in chat perché sennò mi dite: ma questo qui è pazzo. A un certo punto mi apre un'operazione, pulisci tutto. Sì, lui è bravo, sa come fare, o ha un conto più grande, lo può fare. Io che sono in chat, cosa faccio dell'operazione che ho aperto? Prima cosa, oltre ad averlo detto e ridetto e ridetto, non sono segnali, sono didattica. Se poi li riproduci, azzi tuoi, ok? Nel senso, li riproduci, mi fa piacere. Mi fa piacere perché a livello statistico sono profittevole, quindi se hai riprodotto con me sei anche profittevole anche tu, però non mi prendo la responsabilità di dirti: ah sì, ma guarda quell'operazione lì l'ho ancora aperta, l'ho chiusa, quindi mi tengo un attimino un po' nelle mie perché sennò divento pazzo. Sapete benissimo, io faccio tante cose e quindi apprezzate anche tutto quello che sto facendo, mi fa piacere. Tanti non capiscono, pensano che fare il trader sia una cosa che uno è bravo, lo deve trasmettere. Trasmettere tutta questa cosa qui è impossibile. Tanti di voi l'hanno capito che è impossibile. Quindi è impossibile trasmettere che l'analisi ciclica è così. Prima cosa, devi sapere l'analisi ciclica, quindi imparare un metodo. Che l'analisi tecnica è così. Prima cosa, devi sapere come funziona l'analisi tecnica. Abbinarle assieme, abbinare il tempo, abbinare l'analisi del prezzo, della lettura delle candele giapponesi. Quindi diventa tutto un castrone. Bisogna avere una via di mezzo di lettura, ok?
per fare coincidere tutto, perché non è finita qui. Analisi tecnica, un punto. Analisi ciclica, un altro punto da osservare. Analisi statistica, buono, un altro punto. Analisi del prezzo, price action, buono. Analisi o lettura delle candele giapponesi, quindi diversi pattern, engulfi, non engulfi, terami, rami, tutto come li volete chiamare, Morningstar o come li volete chiamare. Queste cose qui sono compatibili, ma io non mi vado a leggere come ho fatto tantissimi anni fa, agli inizi del mio trading, a leggere che cosa vuol dire o come funziona un pattern di candele, perché poi diventi pazzo. Io l'avevo imparata a memoria, ma alla fine non mi sono servite più di tanto. Però adesso, questo sono di poi, dopo tanti anni, ho capito che analizzando i martelli, poi alla fine, oppure una candela piena, o un pattern di due candele, puoi ricavarne anche qualcosa, ok? Quindi il prezzo. Però c'è ancora un altro fattore. Analisi tecnica, analisi ciclica, analisi prezzo, analisi geometrica, analisi delle candele giapponesi. Cosa c'è ancora? Che sono due fattori che impongono, l'ultimo, un fattore, ve lo dico alla fine, spero di non dimenticarlo, c'è un fattore molto importante che è, l'abbiamo nel contesto, e già fa parte del gruppo di quello che ho già detto, le correlazioni, ragazzi. Io nel contesto di un movimento dove ho immischiato nella mia coppia il dollaro, andrò a vedere anche l'effetto che ha il dollaro con le altre coppie. Quindi l'indice del dollaro, che cos'è? È composto da, mi pare, sette coppie che portano con loro il dollaro. Quindi il movimento di queste sette coppie fa sì che l'indice del dollaro venga calcolato o rialzista o ribassista, quindi è un movimento. Questo movimento qui fa parte delle correlazioni, che è un fattore che comunque devo tenere di conto, perché se io ho l'euro dollaro che scende, la sterlina dollaro che scende, mo sarà anche un po' che l'Audi USD dovrebbe anche scendere, per esempio, o per esempio l'euro Audi deve salire, devo capire cosa sta facendo. L'euro Audi è l'euro forte, quindi l'euro forte potrebbe portarmi sull'euro yen, potrebbe su anche l'euro dollaro. Quindi ci sono delle correlazioni che sono genuine, quindi positive e negative. Ma dal punto di vista negativo, non è che sia negativo, non mi piace questa coppia. Negativo è l'effetto che ha. Se ho un movimento inverso alla mia coppia correlata, è un movimento passivo, quindi negativo rispetto all'andamento dell'altra coppia. Okay? Quindi uno specchio, se tu ti guardi allo specchio con la telecamera, vedi il contrario, l'effetto specchio. Okay? Quindi anche questo è un effetto. Poi c'è un altro punto, un altro aspetto, che me l'ho tenuto alla fine perché è un effetto che si è col tempo verificato nei mercati. Parliamo di 20 anni fa, 15 anni fa. Gli effetti macchinette, quindi l'effetto di un software, di un robot che ti vada ad aprire le operazioni, ok? In queste piattaforme, per essere un movimento robotico, quindi a scatti come vediamo nei robot di una volta, come che si manifesta un movimento robotico, diciamo, cos'è? È costretto a lavorare in uno spazio di tempo. Quindi cos'è? Per esempio, il time frame H1 minuto 4 ore, il robot dice: ok, io quando è che vado a ricalcolare? Quando è che mi dice di ricalcolare? Ah, ok, è il cambio dell'ora. Quindi questi movimenti qui negli ultimi 10-15 anni hanno avuto impatto molto grande l'effetto del cambio candela, il cosiddetto adesso operano le macchinette. Le macchinette in gergo sarebbero i robot. Quindi l'effetto software arriva dopo che il trading è cominciato, il trading online 30 anni fa, più o meno, se non lo so, e negli ultimi 10 anni il trading automatico ha preso un po', diciamo, le redini del gioco, perché la maggior parte dei trader che non sono riusciti a mettere insieme il puzzle delle emozioni hanno detto: ok, però con il trading automatico, mentre io non avrei chiuso questa operazione, lui se ne frega, mi prende profitto. Quindi hanno un po', diciamo, gestito la loro operatività dal punto di vista che le macchinette fanno il loro lavoro. Il loro lavoro viene anche riportato nel grafico, ok? Quindi al cambio dell'ora ci sono degli aumenti di volatilità. Quindi è un dato di fatto che alle 18 di sera io avrò un movimento, a volte aumenta
di volatilità il mercato proprio perché in quel momento lì sono andate a mercato tante macchinette su un time frame che coincide, quindi attenzione, questo è molto importante. H4 può coincidere con un time frame H1, quindi ogni 4 ore ho il cambio di candela H4, ma anche il cambio di candela di H1. Quindi tutti i robot che lavorano nel time frame H1 si aumenta anche di robot che lavorano sul time frame H4. Quindi nel momento del cambio di candela H4 che coincide col cambio di candela H1 ho un movimento, un aumento esponenziale di volatilità. Questo anche se la time frame H4 suddiviso per 4 ho il time frame a 15 minuti, se il time frame a 15 minuti diviso per 3 ho il time frame a 5 minuti, quindi può succedere che il cambio di candela abbia un impatto più alto che un time frame di cambio singolo, quindi cambio la candela H1, non cambio quella H4, è un livello diverso, ok? Quindi anche questa è la particolarità dell'aumento di volatilità. Quindi se io devo fare un trade, aspetto anche il cambio dell'ora. Giusto? Mancano 2 minuti al cambio dell'ora e l'effetto che sta facendo è proprio questa cosa qui dello spike finale della candela. Quindi con la prossima candela, se il prezzo ricomincia a salire, io mi devo stoppare con una perdita. Se invece il prezzo corre all'ingiù, prendo profitto perché poi potrebbe risalire e andarmi a fare l'effetto palloncino. Quindi quello che io dico negli anni sono... negli ultimi anni riporto queste mie teorie anche condividendo anche degli esempi, quindi l'effetto palloncino non è altro che Paolo esce dall'operazione, ha avuto ragione, diciamo che 80% delle volte ho ragione, 2% il prezzo continua ad andare nella direzione. Prendiamo ieri per esempio il USD CAD, che cos'era? Quando io sono uscito è sceso ancora i 10-15 pips, ma poi ho scritto anche in chat, ma chi se ne frega dei 10 pips. Ok? L'effetto era quello che mi aspettavo, poi è salito, ho avuto anche ragione. Quindi devo stare anche attento a questi movimenti qui, devo avere l'accorgimento di prendere profitto quando è il momento giusto. Ok? Quindi il timing è molto preciso. Se il timing non possiamo mai avere una precisione di tempo, perché vi ripeto, può succedere di tutto quando succede, quindi alla fine non è questo. A volte, per esempio, siamo entrati l'altro ieri su sterlina dollaro. La fregola di voler assolutamente chiudere la giornata è andata in perdita, cosa faccio? Devo prendere profitto, chiudo, la chiudo in perdita e non vado overnight. È un problema che viene dopo. È un problema che viene dopo perché quando tu hai la possibilità di chiudere un'operazione e stai guadagnando, la devi chiudere perché col senno di poi può succedere di tutto. Quindi devi fregare e fare cassa. Movimento materiale è diverso. Cambio dell'ora, attenzione. Il movimento materiale che cos'è? Quando io sposto un'operazione da un microlotto e sto guadagnando 1,20 euro, mi compro un pacchetto di gomme americane. Non so neanche quanto costa, però vabbè. Ok? Però in base alla mia operazione che ho fatto un microlotto, sto facendo 12 pips, che sono quelli abbastanza per l'intraday. Se io faccio un'operazione a 2-3 lotti e sto guadagnando 300-400 euro, chiaro che è più facile dire ok, mi va bene così chiudo. Su un'operazione a microlotto devo essere capace di dirmi ah ok, chiudo perché sono 12 pips. Aprite bene la mente, questa è la proporzione del trading intraday. Oppure devo fare un'operazione e fregarmela e lasciarla correre. Ok? Attenzione, il pivot l'ha sfiorato, questo è un fake. Quando sembra che ha sfiorato il pivot perché tanti sono i precisini che aspettano. Questo eri anche tu, Peppe. Spero che ti sei un attimino rifatto da queste cose qui. Il pivot era questo, l'ha sfiorato di mezzo pips e qui sopra magari non ci torna più, facendo poi lo scatto ribassista. Quindi fregarsene dei livelli di punto esatto perché alla fine non coincideranno mai. Ok? A volte sì, a volte no. Il volte sì, a volte no. Come fai a commutare una volta no da una volta sì? Fregandotene perché stai guardando che il pivot era qui, era un pip 0,7. Il prezzo, il cambio dell'ora per me è intuitivo chiudere perché se la candela è incominciata qui, mi ha già fatto la spike fino a qui, adesso sta crollando. Quindi la candela H1 potrebbe diventare una candela che ha già fatto lo spike e andarmi a recuperare questo corpo e questo corpo. Se io andiamo adesso nei dettagli, cosa vedete? Adesso non posso ingrandire il grafico, cosa vedete di queste
Prendiamo il caso di queste tre candele, le ultime tre. Cosa vedete nelle ultime tre candele? Riportiamo le ultime tre candele. Oggi webinar dedicato a tante cose perché mi interessa questa cosa qui. Allora facciamo così. Sposto di qua e cancello. Si può cancellare. Ok. Bene, poi ritorno qui. Perché fai così? No, non serve. Cancello. Non so. Ok. Se vado qui, mettiamo questa cosa un po' più piccolina, così posso disegnare e nel frattempo vediamo anche il grafico, così abbiamo proprio l'idea. Questa è una cosa che io da anni lo dico, ho fatto anche dei video su queste cose qui per chi è all'inizio. Io voglio calcolare queste tre candele. Cosa vedo in queste tre candele? Quindi svelato. È svelato la lettura del piercing. Piercing è un oggetto che va messo, l'orecchino, il piercing, quelle cose, va messo al centro, ok? Quindi va al centro, il piercing della candela è la parte centrale. Quindi se io devo adesso calcolare una candela rossa, la disegno uguale, identica come nel grafico. Aspetta, già ho fatto il primo sbaglio. La disegno come nel grafico. Perché non me la disegni come nel grafico? Spike. Giù. Candela. Candela, la mettiamo un po' più lunga. Candela. E qui abbiamo un'altra spike. Questa candela qui è questa qui, questa rossa, giusto? La candela verde che viene dopo, bello dell'open price è sempre questo, apre la candela. Non mi fa spike e mi va a fare un corpo più grande della candela precedente, di poco, ma me la fa più grande. Ok? Quindi abbiamo questo. Riportiamo uno su uno i movimenti delle candele. Ok? Quindi è la spike poi finale che è questa qui. Eccola. Ok, abbiamo queste due candele, questa e questa. Adesso, se io vado a contare queste due candele, qual è il risultato? Qual è il risultato della lettura di queste due candele? Cosa vedi all'interno di una candela rossa e una candela verde? Cosa si vede contando queste due candele? Qual è il risultato di queste due candele? Dai, Peppe, lo sai? Roberto, Giordano, Raffaele, Roby, Stefano, Cinzia, dai, qual è l'effetto? Rapportare calcolo matematico questa candela meno questa o questa candela più questa. Livello matematico, io ho una candela verde che è più grande che mi fa così. Effetto. Questo, vedete che più o meno sono andato nella stessa zona, adesso lo facciamo così, guardate. Così. Ok? Quindi questo è il corpo che adesso mi ha fatto, se voglio calcolare queste tre candele, ho questo, questa cosa qui, questa qui è calcolando, questo qui è una spike, perché mi rimane fuori questo pezzettino di corpo qui, questo lo sottrae, quindi diventa una spike. La lettura di due candele mi dà una candela di 2 ore, per esempio, se faccio il calcolo di due candele H1. Va bene? Bene, questo è l'effetto di queste tre candele. Andiamo a noi nel prezzo di adesso. Quindi immaginate il lavoro che devo fare io per calcolare, per alla fine dare a voi un responso, cioè una un chiarimento di quello che io vedo. Okay? Ed è molto difficile, ce la metto tutta in chat. Quando c'ho le giornate come ieri, dove avevo anche la possibilità, oltre al tempo, di condividere, ho condiviso tanta roba. Nel suo ho condiviso l'operatività, quindi non vado a inventarmi un grafico, prendermi, che ne so io, una copia che non mi interessa soltanto perché l'analisi la posso fare, condividere, non mi interessa. Voglio il prezzo, voglio quello. Ok, abbiamo adesso la terza candelina, che è questa.
Questa cosa qui possiamo anche cancellarla, vediamo se riesco. Anzi, possiamo fare così, forse mi cancella ancora. Ok, perfetto, benissimo. Abbiamo adesso la terza candela, che è questa che si sta componendo adesso. Quindi abbiamo l'effetto di apertura che sarà sempre lo stesso, quindi l'effetto qui. Abbiamo il prezzo che mi ha fatto una spike e abbiamo questo corpo che per il momento è questo. Disegniamo il momento di adesso è questo. Questo è il corpo rosso e la sua spike. Se io vado a vedere la candela di adesso che si sta muovendo così, se immaginate che il prezzo continua a scendere e il corpo fa sparire questa spike. Questa spike qui che io vedo qui adesso all'interno del corpo, che non esiste più, siamo qui. Che cosa c'è questo qui? Immaginate dove sta chiudendo adesso, è un breakout di un minimo. Guardate, questa cosa qui che sta succedendo adesso sta andando a coprire tutta la spike, quindi questo qui è un minimo sul time frame H1 e un breakout di questo prezzo qui, che abbiamo già visto. Quindi questo breakout qui potrebbe essere interessante per vendere. Immaginate adesso se riuscissi a spiegare il tutto, sarebbe la cosa migliore, ma purtroppo a volte vengo anche frainteso. Questo è un breakout. Allora, quando io uso lo schema trading, che a volte mi viene anche un po', diciamo, l'idea, ma Paolo, indirettamente non sono convinto che arrivi a tutti l'idea della trasmissione, della condivisione. Sì, c'è un libro, però non l'ho mai pubblicato. Non conosco libri che parlano di questo. Ti potrei dire pubblicamente che Raffaele, se vuoi, prenditi uno e due, cioè sono mi pare tre, però prenditi il volume 1 e il volume 2 e l'ultimo libro, anche interessante, perché parla delle campane gaussiane, o meglio, parla dell'aspetto della. Compressione e deviazione standard dell'effetto campana gaussiana. Sono libri di Gianluca Defendi, okay? Di cui nel primo volume, siccome ero agli inizi e non riuscivo a capire se nel suo libro, mi aveva mandato una parte da leggere che non era ancora stato pubblicato in cartaceo, e quindi ho trovato un errore che non ci stava proprio, ma proprio perché non ci stava nel contesto logico di lettura di quello che aveva scritto. E infatti conservo ancora la mail perché è rimasta nella mia vecchia mail che mi ha risposto, a parte ringraziando, mi dice: cavolo, ma salvato in extremis perché domani andava in stampa. È un errore di si poteva fraintendere quello che intendeva dire. Quindi questi sono i libri che ti consiglio. Poi io ho scritto un libro che non ho mai pubblicato perché la Trading Library vorrebbe fare diversi volumi. Io non voglio, vorrei un libro solo, ma sai, nel consumismo e anche nel voler guadagnare, l'editore vorrebbe suddividere i volumi perché il tema è interessante. Chi si compra il volume 1 comprerebbe anche il volume 2, volume 3, volume 4 e così via. Ma io non mi interessa, quindi lo tengo lì e poi prima o poi vediamo come farò. Ok? Comunque, in ogni caso, tornando a noi nel manifestare ogni tanto il dubbio che Paolo, ma sei sicuro che tutti quanti stanno appresso con te di quello che stai condividendo? Sei sicuro di quello che stai facendo? È possibile che uno ti segua o non ti segua? Io parlo molto di open price ciclica. Quando un ciclo diventa negativo, quindi il semicerchio, quindi l'operatività di una campana gaussiana, prendiamo questo pezzettino di grafico qui di spazio, quando una campana gaussiana parte, insomma, nera uguale rossa, e diventa ribassista, io so che un ciclo mi dura tot, quindi ho ancora tutto questo spazio di tempo. Quindi se qui mi diventa ribassista perché il ciclo è partito qui e mi diventa ribassista, vuol dire che tutto questo tempo qui sarò ancora sotto, non andrò più qui sopra perché il ciclo è diventato ribassista. Ok? Quindi devo aspettare come conferma, guardate quanto è bella, analisi tecnica, analisi ciclica che ci vanno ad aiutare. L'analisi tecnica, in un punto di vista, l'analisi ciclica ha questo effetto qui. L'open price lo mettiamo giallo. Se io vado a vedere dove è partito il ciclo 2 qui, da qui in poi avrò un ciclo 2 che in tutta quest'area di tempo ho l'effetto ribassista. Da qui in poi vado short,
calcolo che nel mio grafico il ciclo dovrebbe durare temporaneamente così, quindi io ho questo effetto qui che se mi rompi questo ho ancora tutta questa parte di grafico che deve andare sorta. Qui sopra non ci andrò più, al limite farò così e poi scendo. Ok? Però oltre a questo bisogna anche capire che oltre all'analisi tecnica ci sono dei livelli esterni dalla lettura numerica o frattale dei cicli, e abbiamo l'effetto dei livelli, per esempio, statici di Fibonacci. Un livello di Fibonacci è questo, metto l'ultima espansione, vediamo che per esempio qui abbiamo il 61, qui abbiamo il 50%. Qui abbiamo una zona di pullback, quindi questa zona qui di pullback me la vado a marcare e bene o male, quante volte io ho detto ah, esco qui perché mi conviene uscire qui, perché non so se poi rimbalza. Perché io sto ancora cercando il max caos. Il max caos me l'aspetto qui, dal punto di vista di campana gaussiana, quindi me lo potrei aspettare ancora qui. Certo, potremmo incominciare a scendere adesso e quindi questo qui diventa il mio max caos. Non lo so, quindi onde evitare ho questo effetto. Va bene? Capite perché è difficile fare questa cosa? Piano piano si sta dividendo, si sta spostando e si sta pulendo da un punto di vista anche di dare una pulizia generale la chat. Tanti hanno, desistono dal voler imparare perché non ce la fanno, ma non perché è una cosa difficile, non hanno il tempo, non hanno l'emotività e vorrebbero diventare ricchi non oggi ma ieri. E quindi spingono, spingono, spingono. E poi la colpa è mia, diciamo, ma Paolo, sì, ma è perché lui fa che tu hai fatti questi soldi qua, hai fatto questa performance qua, però tu la sai fare, ma chissà cosa c'è sotto. Non c'è niente di sotto. Io quello che spiego è, poi se mi fai due lotti con un conto da 500 euro, ti può andare bene subito, ma ti può andare anche male subito. Ok? Quindi vedete come sto guardando. Poi ieri ho condiviso uno schema trading sulla sterlina dollaro che poi è anche cambiato, ma ormai erano le 4 di pomeriggio, io a un certo punto chiudo. E tiro la spina perché non è il mio obbligo stare al computer 24 ore a mandare analisi. A un certo punto anche non ha più senso, anche perché le analisi le fai nei momenti in cui c'è volatilità che le puoi fare, nei momenti in cui non le puoi fare devi stare fermo. Cosa potrebbe succedere però in questa eventuale lettura che io calcolo questo come ciclo 1? Se vi ricordate, nel contesto del discorso l'ho già detto, però prima cosa imparate ad aguzzare la vista, notate che questa cosa qui si è avvicinata al minimo e questo già parla tanto, perché se si avvicina di nuovo a questo minimo mi crolla, sta partendo un ciclo. Attenzione, questo qui potrebbe essere un ciclo 1 e questo aver fatto un ciclo 2 che mi fa nuovo massimo. Se il ciclo 2 però diventa poi ribassista è un ciclo 2. Se invece da qui mi va a fare un nuovo massimo, devo rivedere la mia analisi, spostare il ciclo 1 qui e considerare questo qui come ciclo Y e quindi il ciclo 1 è finito qui. Si sta? Capite che nel minuto poi molto sovente questi movimenti devo anche riorganizzarmi la lettura. Quindi il ciclo 1 è questo, per esempio, e quindi questo qui è un ciclo 2, mi devo aspettare un nuovo massimo. Ci sta? Ok? Quindi se non mi va qui sopra e mi ritorna vicino a qui, si scaglia un'altra situazione ribassista, perché vuol dire o siamo in un ciclo 2 che non mi ha fatto nuovo massimo, o siamo nel ciclo 2 che ha già fatto qui nuovo massimo e diventa ribassista. Semplice, lineare. Ci sta o non ci sta? Va bene? Webinar preciso, 10 e un quarto, un'ora di spiegazione su quello, il contenuto di quello che io faccio. Quindi ho svelato ulteriormente una lettura complessiva dei grafici. Poi il money management o la gestione del trade. Hai già in macchina 2, 3, 4 trade. Il tuo margine è buono, ma non vuoi dormire male, ma non vuoi che faccia più, no, non vuoi che. Allora cosa si fa? Si mette in pausa la mente, si mette in pausa il trading, si sta fermi, si gestisce le operazioni che sono in essere. Così non vai a fare overfitting, quindi o operare oltre alla tua possibilità, il tuo conto si brucia perché hai troppe operazioni e la direzione non cambia, ma perseguita nella direzione contraria, sei in overfitting e ti bruci il conto. Col senno di poi, un'ora dopo, guardi il grafico e dici, cavolo, mi ha fregato.
e adesso sta crollando mentre io non ci sono più a mercato. Cosa hai sbagliato? Troppe operazioni, size troppo grande, vuole diventare ricco ieri e non oggi, anzi neanche domani. Quindi se vuoi diventare ricco ieri, domani non ci diventi. Ok? Quindi capite questo? Mister, perché mi scrivi in spagnolo? Giuseppe, fate un caffè stamattina. Sì, domani cambierò l'orario perché logicamente quando io ho impostato i non farmi li ho messi a livello di orario che era l'orario che avevamo. Devo solo impostare che ci sia l'orario estivo o in questo caso invernale. Comunque, vabbè, un'ora alle 14:30, alle 13:30, non 13 comunque penso. Comunque dopo guardo e adeguo. Grazie Peppe. Anzi, me lo scrivo perché se no me lo dimentico. Va bene così per oggi? Scrivo qui, ok, così. Ok? Va bene così? Oggi ho spiegato tante cose, ma se noi adesso rimaniamo nel grafico qui, così, potremmo intendere di dover andare long se mi fa nuovo massimo. Qui abbiamo la resistenza, abbiamo un supporto. Quindi non posso andare long, perché qui è un supporto, è una resistenza che dovrebbe arrivare e poi spingere il prezzo al ribasso. Quindi non lo faccio, sto attento, sto fermo. Ecco, questa è la particolarità dei grafici, devi stare fermo a volte, magari ti fa anche una spike per poi tornare giù e poi crolla. Va a prendere gli ordini. Vabbè, ma tanto ricordati, Peppe, che non ti devi organizzare per domani, perché tanto i non fan payroll sono una cosa di casualità. Mi hanno chiesto di fare questo webinar, ho detto ok, lo faccio, dura una mezz'ora, poi così non dura mai una mezz'ora perché Paolo ci ferma anche un'ora a volte, però non è che sia un movimento che io faccio training per via di cosa, per via di questo. I non fan prenderli non si fa. Visto che c'ho l'esempio, vi faccio vedere una cosa adesso. Guardate, indicatore a fine corsa, livello di pivot. Devo andare long? No, devo andare short. Questo è un gratta e vinci veloce, per esempio. Guardate, se io adesso dovessi entrare, avrei neanche un pips e mezzo di stop loss. Quindi sono sul minuto, vado a vedere, aumento il grafico, lo metto così e posso decidere di entrare short con lo stop loss di pochissimi pips. Questo è uno stop loss. Quindi quando fate dell'operatività così avete la possibilità di stopparvi sui massimi assoluti. Guardate, sono entrato short adesso, guardate che bello. Questa però, attenzione, è evoluzione di un grafico in movimento veloce, non vorrei andare in overfitting, quindi questa operazione qui adesso gestisco con chiusura. Operatività che indicava un'azione di prezzo con l'indicatore a fine corsa su un ciclo che è un 2, quindi mi ha fatto anche un doppio massimo. Potrebbe andarmi a fare un nuovo massimo adesso. Quindi, onde evitare di fare cavolate, questa operazione, ahimè, potrebbe pagare di più, però quando va in positivo si può anche chiudere con poco guadagno, perché tanto è solo un prendere un pezzettino di grafico. Capite questo? Guardate, nuovo massimo, pivot, vediamo come si comporta, indicatore a fine corsa, non voglio fare niente, sto fermo. R1, guardate, pivot. Adesso l'entrata, se il prezzo va qui sotto, si scatena un livello di breakout di resistenza che ha tenuto ad una fake, cioè una falsa rottura, torna qui sotto, da qui si scatena la situazione ribassista. Quindi nell'effetto che io sto cercando il max caos, già so che questo qui non è più il max caos, ma me lo sposto qui. Questo potrebbe essere il max caos, per esempio. Io penso che di contenuto, questa oretta di appuntamento che abbiamo avuto, di contenuto assai c'è un succo all'interno di questo che se spremete tutta l'oretta che ho parlato adesso, ne esce molta, molta roba, vero? Ok? Ci lasciamo così? Ci stoppiamo così? Quindi questo, vedete, la lettura è cambiata, anche questo.
In questa ora qui ho spiegato anche il come riaggiornare la lettura dei cicli. Y 1, 2, siamo nel ciclo 2, questo livello qui ciclico lo sposto qui, quindi quando il ciclo diventa ribassista lo sappiamo e da qui diventa un ciclo 2 ribassista. Ok? Nel contesto di lettura ciclica io so quando i cicli diventano ribassisti come si sarà il prossimo movimento. Quindi la lettura ciclica, quando io ho cominciato a dedicarmi ai cicli abbandonati diverse volte nell'arco di 20 anni, adesso negli ultimi 10 anni non più, perché a un certo punto mi ero rotto le scatole che non riuscivo a capire il perché e il per come. Ma se io è, ma perché adesso deve fare così? Ma se io è, ma perché mi va il contrario? Devo capire questo, ok? Quindi però ho capito che a me interessa sapere il movimento di come si comporta questo ciclo per sapere il movimento che viene dopo. Quindi se questo ciclo qui era rialzista, mi aspetto un nuovo massimo rispetto al ciclo 2, che lo sta facendo. Se il ciclo 2 però nell'arco di tempo, certo che se me lo fa alla fine no perché poi riparte, ma se me lo fa adesso così, comincia a scendere di qua di là, del 2 diventa ribassista, ho tutto questo tempo qui di previsione ribassista. Ok? Poi andiamo a vedere ieri, per esempio, sulla chiusura di sterlina d'oro, sul ricorso della sterlina d'oro, andiamo a vedere se la troviamo. Ieri, sulla fine del ciclo 4, ah sì, era proprio sterlina d'oro. Io ieri ho condiviso questa roba qua. Uno, questo si chiama trading, per esempio. Vedete, ogni volta ho i quadrati che mi dicono il tempo. Sgarra di poco, in questo caso di 3 candele, finisce il ciclo 4. Io avevo messo questo andamento qui di prezzo, ribassista. Ma questo prezzo qui ribassista, se io vado a vedere sul pivot, avevo messo anche il take profit. Avevo messo addirittura un take profit a mercato e si è chiusa l'operazione. Se vado a vedere il prezzo arrivato dal pivot, il tempo era consono con la frattalità e da qui è partito. Qui siamo nel ciclo 1H1. Quindi non mi devo aspettare che di brevissimo termine il prezzo mi ritorni qui sotto. Quindi nel contesto che io so che questo qui è il minimo di Gauss, togliamo i prezzi di ieri, nel contesto che io so che questo è il minimo di Gauss, si cancella l'analisi, anche se può rimanere perché alla fine posso fare... Opla, ho copiato quello sbagliato. Nel contesto, vedete che non si butta via mai niente, faccio così. E abbiamo l'effetto... Dai, che vai così. Eccolo qui, poi ricopio ancora questa e la posso mettere anche al centro. Quindi ho, guardate, l'ha messo ad occhio. Vedete che il minimo passava esattamente sul pivot. Puoi metterlo anche adeguato a questo, per esempio. Okay? Lasciamolo così perché mi va bene anche così. Quindi in questo effetto qui io avevo il take profit qui per via del tempo. Adesso è partito il ciclo 1. Quindi non mi andrà più sotto il minimo di Gauss a brevissimo termine. Quindi se io riesco a fare adesso un'operazione e mi arriva fino al pivot, per esempio, e l'operazione che non ho chiuso ieri, che sta perdendo 200 pips a un certo punto, con le operazioni che ho adesso, che stanno guadagnando, se mettiamo il caso che l'ho fatta da qui, con tutte le operazioni riesco a chiudermi anche l'operazione che mi era sfuggita. Quindi togliendo una operazione short, che probabilmente poi mi farà un ciclo 2 che mi farà un nuovo massimo. Ok? Nel contesto di analisi tecnica, guardate quanta roba uno deve sapere per fare trading. Questo massimo qui, con questa trend line qui, vi do anche un'altra opportunità. Questa trend line, chiaro, la mettiamo del colore rosso. Nel contesto, io posso anche dirvi che la trend line potrebbe partire anche da qui e prendermi questo trend, questo massimo qui. Quindi gli ultimi due e gli ultimi tre. Quindi gli ultimi due massimi o gli ultimi tre. In questo caso, gli ultimi tre sarebbero 1, 2, 3. Guardate, questa candela ha fatto un fake per poi tornare su. Quindi chiaramente se adesso mi ritorna sotto questa zona qui, ce lo so, preannunciato. Va bene? Quindi ho unito nuovamente analisi tecnica, conoscenza dell'analisi ciclica, conoscenza della price action, spike, ok? In questo caso qui anche i canali, quindi l'analisi tecnica è completa. Grazie della partecipazione. Io vi auguro buona continuazione di giornata. Siamo a rimbalzare su R1. Un'altra cosa che mi pare che era su H4.
Questo è il ciclo 3, quindi notate anche questa particolarità qui, l'ho detto ieri, quasi quasi mi sfuggiva. Se andiamo a vedere la particolarità che abbiamo qui dentro, dove siamo? I cicli, ragazzi, soltanto per avere questo indicatore qui va bene, già per questo io mi farei l'Academy se non fosse, io non avessi già gli indicatori. Ok? 3. Io so che questo è il Max Chaos. Quindi sì, puoi andarmi a fare un secondo max chaos, ma qui sotto ci rientri. Quindi non mi metto paura delle operazioni aperte. Un mondo che è a parte di per sé, io mi sono convinto, ma io ho amici che poi alla fine, dopo anche forse 10 anni che mi si ascolta, siamo diventati anche amici senza aversi mai visto. E ho tanti che all'inizio hanno perso, come ho fatto io all'inizio 20 anni fa, tanti 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 soldi, ma a un certo punto hanno capito come gestirsi nei cicli e ne hanno ricavati talmente tanti che vivono di trading e hanno recuperato tutto quello che hanno perso con gli interessi. Quindi c'è un motivo perché io faccio questo lavoro. Se è un lavoro che mi riproduce e posso espormi con dire short e long e nella maggioranza dei casi avrò ragione, c'è un motivo. Okay? Però ci vuole veramente tanto, quindi non è un deficit se uno non riesce a comprendere, non riesce a fare trading, è difficile fare trading. Guardate l'indicatore a fine corso che io vi dicevo, guardate. Okay? Siamo nel ciclo 2, più ti avvicini qui per il nuovo massimo, proprio perché su H1 abbiamo questa situazione qui di ciclica, poi abbiamo su H4 l'effetto che siamo nel ciclo 3. Quindi qui sopra non ci dovresti andare, ma se ci vai poi ci torni. C'è anche il canale, quindi no, non penso nemmeno, penso che addirittura arriverà a toccare questo canale perché qui ci sono gli ordini pendenti qui dentro. Gli ordini pendenti sono qui che aspettano di essere eseguiti. Quindi l'operazione che ho fatto adesso qui, tra un pochettino, quando mi crolla, io la chiudo perché intanto non voglio aspettare che mi ritorni sui massimi avendo il carico intero. Quando riesco a svuotare un po' del mio carico, se ritorna lì in alto e non ho più tante operazioni perché le ho già prese, posso farmi uno short dai massimi assoluti con il contesto di lettura che ho portato avanti tutto il tempo. Va bene? Ci siamo? Oggi mega galattico, contenuto, ci sono degli ingredienti a questo dentro questa ora. Io lo so quando, vabbè che negli ultimi, posso dire anche nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, tutti i webinar che faccio li metto pubblici perché secondo me hanno un valore aggiunto a tutti. Se è un webinar che è successo già, che non c'era niente da fare, abbiamo fatto 4 analisi, quelli lì non li metto. Questo invece, anche questo, con grande potenziale di aprire gli occhi a tanti che non hanno ancora capito. Ok? Poi chi ha gli occhi sgranati ma la mente chiusa, quindi non riuscirà a fare questo. L'esempio che faccio sempre. Chi ha gli occhi sgranati ma la mente chiusa è un po' il punto di vista di avere all'interno di se stessi una pressione interna, sai di chi sto parlando? Una pressione interna di voler diventare, a me servono i soldi perché devo fare questo e questo e questo. Indirettamente hai l'effetto avaro, diventi avaro e vorresti fare subito tutto. Questo è un mestiere, di avere la cautela di dover fare quando vuoi fare. Quindi piano piano si diventa ricchi, non subito. Ok? Quindi elimina l'effetto avaro e cerca di vedere più l'effetto di avere ragione quando hai un'analisi. Quando hai ragione sulle analisi, puoi anche diventare ricco piano piano. Ok? 5 euro al giorno sono ogni 10 giorni 50 euro. Ok? Ogni mese sono 150 euro. Quindi alla fine anche con 5 euro al giorno è la possibilità di guadagnare, bisogna soltanto capire come. 5 euro al giorno li puoi guadagnare facilmente anche con un conto da pochi soldi, ma guadagnare 500 euro al giorno diventa un po' difficile, quindi proporzionale tutto. Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente domani pomeriggio per i non fan payrolls. Grazie a tutti, ciao.